il desiderio, la necessità, la voglia, la determinazione nel passare dietro la macchina da presa. Immagino ci sia una costellazione di motivi e raccontaceli anche tutti, insomma, un po' di tempo ce l'abbiamo. Oh, ci siamo, sì. Buongiorno a tutti. Ma fa un po' sorridere perché io dietro la macchina non ci sono stata mai, in realtà sono stata sempre in scena, quindi è stata un po' questa contraddizione, perché no, in realtà finché non si è presentata un'occasione, cioè come dicevi veramente tu, una costellazione, no? Un momento giusto. Quindi ho letto un soggetto, mi è piaciuto, l'ho potuto interpretare, avevo molto. Mi aveva molto colpito Emma, questa protagonista, l'avevo capita nel profondo, la volevo rappresentare e avevo molto chiaro il suo percorso, come l'avrei voluta raccontare. Mi sono sentita quando Stefano, il produttore, mi ha detto: ma perché non lo dirigi tu? Io non ho mai stato il mio sogno quello di diventare regista, non ho mai avuto coltivato questo desiderio in fondo. Però inizialmente ho detto: ma no, perché, cioè, mi sembrava una cosa troppo difficile. Ma poi riflettendoci ho pensato, in realtà proprio le difficoltà del film mi hanno fatto poi pensare di potermi giostrare, cioè di poterlo governare, il fatto che fosse un monologation, la protagonista assoluta, e quindi mi sono sentita di poterlo in qualche modo, appunto, mi ripeto, governare, perché in realtà è una difficoltà proprio quella. Ma ho fatto un passo in avanti pensando di essere pronta. Poi di tanta esperienza in tanti set, in fondo sicuramente ho studiato, perché negli anni, no? Osservando gli altri registi, osservando la lavorazione. Io amo molto il set, è un posto per me magico, ideale, quindi mi è piaciuto molto prendere delle decisioni, è stata un'esperienza molto stimolante, molto impegnativa, e ovviamente sentivo il peso delle responsabilità, però diciamo che durante la lavorazione è andato tutto abbastanza liscio, proprio perché dovevo portare tutto a termine, ecco, quindi mi è piaciuto molto. Senti, te lo chiedo ora, anche se forse è prematuro, no? Perché è tutto così vicino. Ieri finalmente il film ha incontrato il suo pubblico, però un grande regista che non cito, per alcuni colleghi lo possono riconoscere, se non lo riconoscono poi non mi dico, no, mi dispiace, dice che nel momento in cui uno comincia a fare cinema, come regista, si addentra in un territorio nel quale poi si fa una grande fatica, o non si vuole Ad uscire. uscirne, vero? Ma non perché sia una Ma sai trappola. che io, guarda, adesso tanto possiamo raccontare, io ho capito perché tanti registi si sentono un po' Dio. Perché ti chiedono tutto quello che vuoi, tu puoi chiedere tutto e tutto lo devi decidere tu. È come se ti sostituissi per un attimo a chi crea un mondo, perché tu crei un mondo. E decidi ogni dettaglio di questo, e niente si muove se tu non hai detto l'ok. Quindi io pensavo, ma questa sensazione, no? Di muovere i bottoni, di dire quello, va, questo lo voglio fare. Tu dici così. Ecco perché tanti registi si sentono tanto importanti, perché ti fanno credere di essere in quel momento. Non lo so, lo so, in quel momento io ho percepito questa cosa, mi ho detto: ma caspita, veramente devi decidere tutto. Io appunto ero abbastanza sicura, perché io so, diciamo che il film era la location e questa protagonista, e quindi una volta che ho trovato questa casa completamente esposta al mondo, perché è tutta fatta di vetro, no? Questa specie di piccola gabbia, dove lei si è non solo la gabbia del tabernacolo, che è la sua gabbia e la sua astronave, perché da lì tutto muove, ma anche la casa. Quindi ho preso queste decisioni e mi sono poi alla fine mi è piaciuto anche prendermi delle responsabilità, anche il rischio di sbagliare, perché se non rischi nell'arco, se stai sempre sul sicuro, non evolvi.
cose non